Oggi viviamo il grande momento dell'Eucaristia, lo facciamo in questo atteggiamento proprio di richiesta, di misericordia da parte del Signore che diventa per noi consolazione. Ma la parola di Dio ci viene incontro in modo molto forte, molto efficace, perché innanzitutto ci ricorda che la misericordia è tale anche se è rispettata la giustizia, ma la giustizia è vera se è colta nella verità. E questo non dovrebbe mai mancare di fronte a noi. Abbiamo sentito quanta misericordia, quell'istituzione del Giubileo, che in fondo riporta le cose alla loro origine e che è un segno grande, non è solo un segno momentaneo, storico, è il ricordare che veramente l'uomo è custode della realtà, non padrone del creato. E dunque tutto ritorna al suo creatore e noi siamo posti dentro la creazione, in modo da poterla gestire, da poter permettere che tutta la creazione possa svilupparsi nella sua pienezza e dar gloria per il Regno dei Cieli. È una questione di misericordia ed è una questione di giustizia, perché quello che può avvenire per i nostri beni avviene anche per le nostre vite, avviene per le vite dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, avviene nel progetto di salvezza che Dio ha posto in mezzo a noi. E dunque da una parte prevale su di noi questa mano misericordiosa di Dio, senza la quale nessuno di noi potrebbe essere salvo. È Lui che, mandando il Figlio, ha compiuto l'opera della salvezza. È il Signore Gesù che, morendo e risorgendo per noi, realmente ci ha aperto la porta del Regno dei Cieli. Dunque, misericordia subito legata alla gratuità di Dio, ma subito una misericordia che interpella la nostra gratuità. Una misericordia e una gratuità che però non fa venir meno la giustizia, dove giustizia non vuol dire condanna, ma vuol dire rendere giusto, riportare alla giustizia ognuno di noi. Dio è misericordioso, ma è anche giusto. È giusto perché chiede a noi con autenticità la responsabilità delle nostre azioni.